Intanto il Consiglio europeo del prossimo mese di giugno parlerà proprio di dimensione sociale, questo è stato previsto a dicembre e quindi la dimensione sociale fa parte della dimensione dell'unione economica e dell'unione monetaria. Nella prospettiva, durante questa situazione di drammatica crisi, si è avvicinata anche l'unione politica. Si parla oggi molto più frequentemente di unione politica, di unione federale d'Europa, di quanto se ne parlasse negli anni immediatamente precedenti la crisi economica e immediatamente successivi la non entrata in vigore della Costituzione per l'Europa. Io sono oggi, da federalista europeo, più fiducioso in quella prospettiva di quello che avrei potuto esserlo in qualche anno fa.